Mi chiamo Roberta e sono siciliana e la mia infanzia mi è stata rubata dall'amica di mia madre e questa è la mia storia, accominciamo. Quando ho sentito la storia di quella ragazza di Caivano, ho deciso di voler raccontare anche la mia storia, perché non mi sono sentita sola, perché sapere che c'è qualcuno che ha subito quello che ho subito io mi ha fatto sentire meno sola e mi ha fatto capire che non sono l'unica ad aver subito quest'inferno. Aveva circa 3 anni quando mia madre decise di farmi crescere dalla sua amica, perché lei non voleva, non mi voleva. Lei lo nega, ma io gliel'ho sentito dire, me lo ricordo benissimo. All'amica di mia mamma gli piaceva giocare con le bambine, ma non con le bambole, non come potete pensare voi, ma con dei giochi che i bambini non dovrebbero mai, neanche lontanamente immaginare. All'età di 5 anni inizio a parlarne in famiglia di questa cosa, ma nessuno mi crede, o forse nessuno voleva crederci, perché sarebbe stato uno scandalo nella nostra città. All'inizio urlavo, facevo i capricci, e per questo motivo mio nonno mi prendeva a cinghiate e mio zio mi chiudeva in uno sgabuzzino. Questo mi ha sempre portato ad avere fino ad oggi paura del buio. Come se prima o poi ci fosse qualcuno che potrebbe farmi del male. Visto che nessuno mi ascoltava, ho iniziato a soffrire di mutismo selettivo fino a 11 anni. Tutti dicevano che ero timida, che ero poco socievole. Nessuno sapeva l'inferno che ogni giorno passavo a casa dell'amica di mia madre. Per anni mi sono sentita anche in colpa, perché quelle cose un po' mi piacevano. Era assurdo che la mia violenza fosse anche il mio piacere. Poi ho parlato con una psicoterapeuta, bravissima, che ancora oggi mi ha aiutato e mi aiuta a capire tante cose. E mi ha detto che a quell'età, a 10 anni, il corpo reagisce a degli stimoli. Ma questo non vuol dire che io fossi consenziente a quelle cose. Ero una bambina. Avevo 9 anni. Ho tentato 2 volte il suicidio. Una volta mi ha salvato la mia cagnolina. Forse non voleva che me ne andassi. Non vi posso descrivere la sensazione. La sensazione di essere rubata dalla propria infanzia. Io non sono mai stata bambina. Non so che significa essere bambina. Vorrei potermi ricordare un episodio bello della mia infanzia, ma non ce l'ho. Per questa mia condizione ho iniziato ad avere anche disturbi alimentari. Prima mangiavo poco e per questo motivo mia madre mi picchiava. Non volevo fare i compiti e per questo mia madre mi picchiava. Non volevo vivere, volevo morire. Di notte mi svegliavo urlando e quando andavo da mia madre per cercare conforto, lei mi diceva che se continuavo a urlare venivano i carabinieri e mi avrebbero portato via dalla famiglia. E allora smisi di urlare. Non parlavo più. Sono arrabbiata con la vita, con la gente, di chi sapeva, di chi non ha mai fatto niente, di chi ha permesso tutto questo. Non trovo un senso alla mia vita. Ho perso la mia verginità a 23 anni, con una paura. Avevo il terrore. Non riuscivo a fidarmi di nessuno. Ogni volta che dovevo uscire con un uomo, mi venivano le crisi di panico. Stavo male già giorni prima, ma sono stata sempre una donna forte e pensavo che dovevo reagire in qualche modo. Poi sono diventata grande
è uscita fuori la mia rabbia. Gli ho raccontato tutto, come una donna grande, non come quella bambina che non veniva creduta, che nessuno dava retta, che dicevano che era capricciosa, che era terribile. Ho detto tutto a mia mamma e mio padre. Mio padre mi ha detto: ormai è successo, non puoi fare niente. Pensa andare avanti, è passato. Mia madre invece, per tutta risposta, è andata dall'amica e ci ha litigato. E questo è quanto. Mia madre ora soffre di depressione. E a verità, sono contento. Non mi sento cattivo per questo. Voglio che tutti quelli che hanno contribuito, tutti quelli che sono stati complici, devono pagare. Non voglio essere buona. Non voglio essere buona con nessuno. Perché nessuno è stato buono con me. Nessuno ha avuto pietà di me. Annette sembra che era una creatura che teneva problemi. Una creatura in sofferenza, insopportabile. Insopportabile. Ho trovato questa psicologa che è riuscita piano piano a farmi parlare. Per me non è stato semplice buttare tutto fuori. Alcune cose le avevo rimosse. Non me le volevo ricordare. Le volevo vedere dentro di me. Ora sono una donna che ha un lavoro suo, una macchina sua, una casa sua. Ho 35 anni. Ho tutto il mio modo di pensare della vita e non penso di essere condannabile per questo. Sono stato già condannato a vita. Mi scuserete se ho deciso che non voglio avere figli. Mi scuserete se ho deciso che non voglio avere una famiglia. Mi scuserete se sono una ragazza molto estroversa, che vuole a tutti i costi urlare che lei c'è, che non è muta, che non è terribile, che non è capricciosa. Era solo una bambina che aveva bisogno di aiuto. Vorrei potervi dire che c'è stato un lieto fine a questa storia, ma un lieto fine non c'è stato. La mia psicologa dice che la dovrei denunciare, che fino a 30 anni dopo la violenza si può denunciare, ma io non ce la faccio. Vorrei denunciarla per darmi pace, per mettere fine al mio tormento. Siamo in un paesino e quando la vedo per strada tremo. Sono stata in vacanza per un periodo fuori e solo il fatto di sapere che non l'avrei vista mi faceva stare più serena. Come vivo ora? Come una donna che non è mai stata bambina. Non sono cresciuta, sono stata sempre così, perché non mi è stato permesso di crescere. Sono diventata adulta e basta. Perché ho deciso di raccontarvi la mia storia. Perché so che come me ci sono tante persone che hanno subito. Parlate con le persone professionali, competenti, che vi sanno ascoltare. Non dico che vivrete bene, ma almeno sopravviverete. Almeno non cercherete di andarvene come ho fatto io. Non so. Se in questa vita per me c'è stato un lieto fine. Ma so solo una cosa, che questa cosa mi ha fatto morire quella bambina che ci stava in me e che non potrà mai più tornare. Buona vita.